Le vostre motivazioni non sono sufficienti per il divorzio, signora. Se avete altri motivi, esponeteli. Lui non vuole venire con me. Se ora mi dice che viene, io accetto e ritiro immediatamente la mia richiesta, signor giudice. Vuoi partire con me? No, non sono disposto. Perché non vuole venire, giudice? Chiedetegli il perché. Lo sai benissimo, è solo una cosa... No, non lo so. Per favore, spiegalo di nuovo. Perché non sei disposto? Siamo con Asghar Farhadi, il regista del film Una separazione, in uscita oggi nelle sale cinematografiche. Un film che ha vinto l'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino 2011. Ci racconti un po' come è nato questo film, l'idea di questo film. Mi è difficile definire esattamente qual è stato il momento. Avevo in testa delle immagini che non mi abbandonavano, mi ossessionavano. Piano piano ho cercato di capire qual era il messaggio che si nascondeva dietro queste immagini. E intorno a queste ho costruito una storia. L'immagine più forte era di una persona che stava lavando in bagno suo padre, malato di Alzheimer. Poi, molto tempo dopo, mi sono ricordato di una storia raccontata da mio fratello. Quindi, piano piano, ho cominciato a farmi delle domande. L'immagine si è allargata, piena di dettagli, e si è sviluppato il film. Lei mi dia un motivo perché in queste circostanze dobbiamo andare all'estero. E tu dammi un motivo perché dobbiamo rimanere. È legato molto all'attualità, ai problemi che avete, ai conflitti interni, alle difficoltà. Questo non vuole essere un film manifesto per dire la nostra società è così. Però possiamo vederlo come una parte di società che ha una serie di problemi che sono simili alle problematiche di persone in altre parti del mondo. È intervenuta anche sua figlia, Sarina Farhadi, giovanissima, l'Orso d'Argento come migliore interprete femminile. È soddisfatto? Cosa vuol dire lavorare appunto sul set insieme alla figlia? All'inizio pensavo fosse molto facile, perché la conoscevo bene. Il rapporto che ha col padre è un po' il nostro rapporto. Però quando siamo andati sul set, ho visto che non era così facile. Lei prima doveva uscire dal ruolo di figlia e diventare la protagonista. E io dovevo uscire dal ruolo di padre e diventare regista. Quindi, in qualche modo, anche io ho dovuto recitare un ruolo che nel nostro rapporto non esisteva. Questo è un problema vostro. Il mio problema è il futuro di mia figlia. Perché noi dobbiamo perdere questa opportunità? Passiamo alla notizia di questi giorni dell'attrice Vafamehr iraniana che proprio in questi giorni è stata condannata a 90 frustate e un anno di carcere per aver interpretato un ruolo difficile per il vostro paese. Cosa ne pensa? Anch'io penso, come qualsiasi cineasta, qualunque cittadino del mondo, non sono solo dispiaciuto, ma sono anche meravigliato. Quando ho letto la notizia sono rimasto senza parole, non so proprio cosa dire. Decidere cosa fare è molto difficile, perché da una parte uno dice bisogna reagire, protestare, però poi pensi sempre che potrebbe incattivire la situazione e creare più danno a quella persona. Stare zitto è un problema di coscienza e può far sì che si ripeta ulteriormente, come se fosse normale. Quindi è abbastanza difficile. Il suo rapporto col cinema italiano. Fin da quando ero giovane mi sono nutrito dei film in bianco e nero italiani. E oggi, qua in questa sala, vedendo queste foto, ho riconosciuto moltissimi dei film visti in gioventù. Sono cresciuto con questo cinema. Ladri di biciclette è un film molto familiare. Anche i film di Fellini. Antonioni è stato fondamentale. E credo che per le generazioni nuove un esempio è Tornatore. Una domanda velocissima anche all'interprete. Il suo ruolo all'interno di questo film? Io interpreto un ruolo di un giudice perché a un certo punto queste divisioni portano a un annodamento delle relazioni e la mia stanza diventa il crocevia di tutti i destini di questi personaggi qui. Videotop, diciamo se c'è il videotop. Salute. Non solo in TV, lo vedi quando vuoi tu.